la più bella sorpresa di questo inizio stagione, contro la candidata numero uno alla promozione di Michele Squalificato, Gasbarroni, vittima del turnover per riscattare il KO con il Padova. Colantuono punta su Leona alle spalle dell'attacco corazzato, vantaggiato Bianchi. Sul fronte Frusinate, la novità è Santoruvo, che rispetto a martedì scorso sostituisce il brasiliano Jefferson. Per il resto Moriero punta sul blocco, che ha sconfitto la regina nel turno infrasettimanale. L'avvio di gara dà la misura delle ambizioni del Frosinone, più aggressivo del Torino e due volte vicino al gol in pochi minuti. All'undicesimo, Caetano calcia una punizione di destro dei 20 metri, Sereni si tuffa, la palla esce di un soffio alla sua destra, due giri d'orologio e Hooker da fuori mette Sereni alla frusta. Sulla ribattuta Pratali anticipa Santoruvo e mette in corner. Il docile toro dei primi minuti si sveglia al quarto d'ora, un'azione da bollino rosso, Leon svaria a sinistra e crossa, Bianchi svette e colpisce di testa, Sicignano si supera e respinge, Giannoccaro fa proseguire tra le proteste granata per Bianchi e compagni, la palla aveva superato la linea di porta, Sicignano dà e Sicignano toglie, corre il minuto 25 quando il portiere Frusinate commette un errore colossale in uscita, la sua presa oratoriale apre la porta a Leon, che festeggia nel migliore dei modi la prima da titolare nel Torino per l'honduregno promosso dalla B all'A con il Parma lo scorso anno, si tratta del primo gol in maglia granata, il Frosinone non ci sta e prova a reagire, al 26esimo l'austriaco Gucker ci prova ancora da fuori area mandando di poco fuori alla destra di Sereni, al 32esimo basso di tacco invita Bascia al tiro, il portiere granata non rischia, ci mette la mano e manda in corner. Al minuto 38 è ancora il Frosinone a rendersi pericoloso su invito di Gucker. Troianiello salta Pisano, entra in area e mette in mezzo mandando a vuoto Sereni. Ogbonna salva i suoi anticipando Santoruvo. Al 45esimo Troianiello si invola in contropiede ma ignora Caetano solo dall'altra parte e in un eccesso di egoismo cerca la soluzione personale senza fortuna. Sul fronte opposto il Torino va un passo dal 2-0 con Bianchi che solo a tu per tu con Sicignano manda la palla sulla traversa. Il punto esclamativo su un primo tempo bello e divertente. La ripresa si apre senza novità, pronti via e Troianiello riscatta l'errore del finale di primo tempo, imbeccato in velocità, brucia Ogbonna e fulmina Sereni per il gol del pari, rete più che meritata per il Frosinone, la terza in campionato per l'attaccante di origini napoletane. Il gol esalta i padroni di casa, Maietta da fuori area potrebbe addirittura subito segnare il 2-1 se non fosse per l'ennesima prodezza di Sereni. Colantuono corre ai ripari e inserisce Bottone per l'evanescente Loviso, un cambio che quantomeno aiuta a spezzare l'assedio Frusinate. È il decimo quando Leon da sinistra mette in area Piccola, la palla sfila davanti alla porta, Bianchi in scivolata non riesce a raggiungerla. Un minuto più tardi Moriero manda in campo forze fresche togliendo Caetano e inserendo Cariello. Una battaglia tattica che trova la replica del tecnico granata, fuori vantaggiato, dentro Gasbarroni, un cambio che incide sullo svolgimento della partita. È proprio Gasbarroni di lì a poco a guadagnarsi un calcio di rigore. Il capocannoniere di cadetteria Bianchi va sul dischetto e calcia, la palla si stampa sul palo, torna sull'attaccante che manda fuori di testa, ma non essendoci stato tocco avversario un eventuale gol sarebbe stato comunque da annullare. Moriero spende il secondo cambio richiamando in panchina Santoruvo per Tavares. Al 28esimo Bianchi si fa perdonare l'errore dal dischetto, Leon gli serve palla al limite, Bianchi controlla, si gira e va a pescare l'angolino basso alla sinistra di Sicignano. È il gol del 2-1 granata, il sesto centro stagionale per l'attaccante del Torino. Un turbinio di emozioni, alla mezz'ora si rinnova il duello Gucker-Sereni con il portiere a uscirne nuovamente vincitore. Il Toro deve ancora dire grazie al suo estremo difensore. Al 32esimo Moriero esaurisce i cambi regalando applausi a Troianiello e l'ultimo quarto d'ora ad Aurelio. E Aurelio lo ripaga subito sul lancio di Del Prete. L'attaccante lascia rimbalzare palla e la calcia in diagonale alle spalle di Sereni. Per lui il primo gol in campionato, per il Frosinone la rete di un giusto pari. Frosinone che nel finale va addirittura vicinissimo al gol della vittoria con Basso, l'ultima occasione della partita. Al fischio finale gli applausi accompagnano le squadre negli spogliatoi ed è giusto così. Frosinone e Torino hanno dato vita ad una partita di rara bellezza, uno spot per la cadetteria che ancora si lamenta che in Italia si gioca male. Venga a vedere calcio da queste parti.